Ciao Salvo, ma la gente quando ti vede per strada, cosa pensa di te? Così. Bah, non lo so, perché non è che riesco a intervistare tutti quanti. Diciamo, dagli sguardi le reazioni sono le più disparate. Da alcuni che solidarizzano, magari ciclisti per esempio. Ho incontrato anche un signore, c'eri anche tu, che aveva un carrello simile a questo, però lui non lo usa per l'attrezzatura ma per i nipotini. E quindi lui mi chiedeva: ah, bellino sto carrello, ma cos'è che trasporti? Poi ci sono invece quelli che dicono: ah, che strano, alcuni ragazzini che urlano, lo voglio anch'io! Ecco, di questo mi è capitato. Oppure persone magari che mi conoscono, proprio mi è capitato poco prima di arrivare qui a Lecco in rotatoria, e uno si avvicina: Salvo 5.0, spegni la TV, accendi il cervello. Dico: ma come cazzo? Dico: sì, ciao Salvo, ti seguo sempre. E non era uno di voi, era un altro per i fatti suoi. Quindi le reazioni sono strane. Poi ci sono quelli che ti guardano strano, tipo in un bar, proprio abbiamo provato anche a dare gli adesivi, il volantino, eccetera. Tu gli racconti informazione libera, le banche dicono: senti, non mi rompere i coglioni, che adesso mi vado a vedere il filmetto, l'Inter che gioca, chi se ne frega, ecco. Quindi un po' di tutto, insomma. Io ho visto vari video delle tue tappe e la gente è molto interessata. Qual è che è stata la città dove hai trovato più riscontro in questo inizio di tour? Adesso è impossibile ricordare perché già, guarda, che non le ho contate, ma credo siamo più vicini a 15 che a 10 come tappe. Mi ricordo quella di Novara perché ho incontrato dei ragazzi universitari molto molto svegli. In particolare mi ricordo una ragazza, non ricordo il nome purtroppo, fantastica, veramente, che è molto molto reattiva. Cioè, tante cose che dicevo era la prima volta che le sentiva, però mi rispondeva immediatamente, diceva: ah, però, cioè era veramente interessata. E aveva tempo, non è che lo faceva per togliermi dalle balle, perché sai, alcuni me l'hanno anche scritto in chat: Salvo, ma sono accondiscendenti così prima ti accontentano, prima la finisce e ti togli dalle balle. No, questa qui proprio era veramente interessata. Infatti, proprio alla fine sono stato io e ho detto: senti, ti ho rubato abbastanza tempo, ti saluto, grazie. Ma lei era lì perché stavo aspettando un'amica, quindi non aveva nessuna fretta. Poi lì proprio ho martirizzato due studenti di economia e lì mi è stato un divertimento, una goduria. Li ho accompagnati quasi fino alla stazione perché poi volevo prendere il treno e allora gli ho spiegato tutte le cose che non insegnano a economia e tutte le stupidaggini che insegnano a economia, che farebbero meglio proprio a chiudere le orecchie e a spegnere il cervello quando sentono queste cavolate. Quello è un ricordo che ho. Ma poi tanti, ad Abbiategrasso, un ragazzo che non voleva assolutamente parlare. Sono stato lì 5 minuti, ma dai, e poi non riusciva più a smettere. Dopo ho detto: senti, scusa, adesso devo andare, perché sennò questo continuava. Quindi non Ragazzo si... di destra, se non sbaglio, sotto la Sì, non mi pianta. ricordo, sì, può darsi, sì. E poi oggi, la tappa di oggi di dove eravamo prima, a Monza. A Monza c'erano questi bambini, bambini, non erano neanche ragazzi, perché facevano la seconda media, perché erano anche belli alti. C'era un ragazzo che si chiamava Giulio Nero del Congo, però nato in Congo ma credo adottato, comunque insomma sta qui perché parlava l'italiano perfettamente. E poi c'era questa ragazzina che si chiamava Zoe, stupendi tutti e due, veramente, ma molto svegli. Poi c'erano con loro altri tre o quattro ragazzi, però intervenivo poco, ma loro due erano veramente meravigliosi. E 12 anni, perché io ho detto: ma voi che fate, il liceo? Dice: no, le medie. Ho detto: ah, la terza media, no, la seconda. Cioè 12 anni, ma così ricettivi. Certo, io lì sono talmente duttili, talmente giovani che avrei potuto raccontare qualunque cosa e loro mi dicevano di sì. Io spero però che almeno abbiano un po' di curiosità e che magari vadano poi dai loro genitori a farsi raccontare le cose e spero che i loro genitori abbiano l'apertura mentale per capire o perlomeno magari per contestare però con cognizione di causa e non per dire semplicemente questo qui è un matto, lascia perdere, ecco. Però Sarà... diciamo che i giovani, loro fanno delle cognizioni logiche, mentali, semplici. E se poi uno va a analizzare le informazioni che tu divulghi, sono cose semplici che vengono spiegate alla gente e gli si apre a certi la lampadina. E nasce poi la curiosità. E dalla curiosità uno può fare delle connessioni mentali, che i giovani fanno molto più facilmente che invece Assolutamente. noi, che abbiamo una certa età, con certi tabù, certe esperienze, non ci creano questi passaggi fluidi, corretto? Sì, sono assolutamente d'accordo. Infatti, appunto, ripeto, questi ragazzi erano veramente digiuni di qualunque di questi argomenti. Ma fino a un certo punto, perché per esempio, dicevano: ah, io adesso devo andare a comprare delle scarpe da tennis, magari potrei scegliere di non comprare le Adidas e magari comprare. Quindi, vuol dire, è terreno fertile, cioè quella è ancora un'età in cui c'è tanto da fare. Per questo credo di essere rimasto con loro 20 minuti, mezz'ora. Non avrei mai voluto finire. Poi alla fine ho detto: vabbè, ragazzi, dai, vi lascio liberi perché mi avete dedicato anche troppo tempo. Ma è stato veramente meraviglioso. Ed è la prima volta da quando vado in giro, a parte qualche volta qualche bambino in braccio al papà, ma la prima volta che chiacchiero con dei ragazzini da soli, indipendenti, così giovani.
non mi era mai capitato, di 12 anni, dei bambini, neanche ragazzi, proprio 12 anni ancora sei veramente un bambino, ma è stato magnifico, veramente. Ti ricordi a Milano, sotto al monumento, quei ragazzi, quel gruppo di ragazzi giovani che erano illuminati, diciamo, in un certo senso? Sì, però loro avevano 16 anni, 4 anni a quell'età lì fa molto. 16 anni già sei un ragazzo che alcune cose, insomma, te le chiedi, le senti, eccetera. 12 anni sono veramente molto acerbi. Però devo dire che la ricettività di questi due, ripeto, erano un gruppo di 5 o 6, gli altri erano tranquilli per i fatti loro, ma c'erano questo Giulio e Zoe, che era una roba veramente fenomenale. Complimenti ai loro genitori, perché evidentemente i geni sono quelli giusti. Spero che a casa abbiano anche questa educazione per riuscire a far crescere su questo terreno fertile delle piante rigogliose, ecco. Speriamo. Bene, io non vedo l'ora che parte l'intervista qui a Lecco. Vediamo un po' la mentalità delle Chiesi, se è preparata ad ascoltare, ma certamente certo, perché molte aziende delle Chiese stanno chiudendo. Io nel viaggio per venire qui a Lecco ho visto aziende che conoscevo da tantissimi anni chiuse con l'erba alta, e queste cose fanno male, e spero che anche i lavoratori di Lecco si rendano conto che l'informazione libera e informata sia la medicina. Cosa ne pensi? Moltissimi di quelli a cui faccio la domanda cosa pensa dell'informazione in Italia mi rispondono che è pessima. Però poi la forza dell'abitudine, la stanchezza, perché dai, diciamocelo chiaramente, il progetto è stato fatto molto bene, quindi lavorare 8, 9, 10 ore al giorno per stancarci, e poi quando arrivi a casa vuoi vedere solo Darwin di Bonolis che fa tette e culi alla grande, cioè, quindi voglio dire, è così, cioè la comunicazione è quella, e le persone sono consapevoli che quella lì è merda, scusate il francesismo, però siccome sono stanchi non vogliono concentrarsi ad ascoltare altre cose, perché te li immagini, dopo che loro magari hanno subito il capo che gli rompe le balle tutto il giorno, risolvere problemi, magari i clienti, insomma, a seconda del tipo di lavoro, comunque vari problemi, poi devi pure andare a casa ad approfondire, ma per carità. Quindi il progetto l'hanno fatto bene i signori Rothschild, Rockefeller e tutti i vari criminalucoli che li aiutano, che li coadiuvano, quindi il progetto è stato fatto veramente molto molto bene, devo dire complimenti a loro. Però adesso vorrei dire veramente, signori Jacob Rothschild, signor David Rockefeller, ma vale la pena continuare ancora per questa strada? Non è il momento di cambiare un pochino? Noi non vogliamo buttarvi fuori, siete comunque, rimarrete i padroni del mondo, ma dico almeno un minimo di libertà in più. Non dico tutta la sovranità monetaria, ma almeno, che ne so, facciamo al 50%, no? Del signoraggio, no? Stampate e magari, che ne so, date agli stati la metà del valore nominale, ecco. Già potrebbe essere una buona cosa, un compromesso. Noi non chiediamo di risolvere il problema completamente alla radice, però almeno di cominciare, ecco. Boh, Jacob, ci sei? Batti un colpo.